Napoli per raccontarci questa partita. Vedo Salvatore Biazzo con Franco Colomba, quindi a te la linea, Salvatore. Con Franco Colomba, che ringraziamo per aver atteso fino ad ora, vediamo subito la sintesi della partita, una sintesi molto breve. Abbiamo una grandissima coreografia di pubblico, questo è un pubblico che ha già pronto uno stadio da 43.000 e il presidente, che è giovanissimo, Franza, ha detto che punta decisamente alla Serie A. E ha puntato decisamente alla salvezza invece il Napoli, prima conclusione di Montezine. Poi andremo a vedere subito, ecco, Dionigi in azione, anche stavolta Napoli in formazione rimaneggiata, e il gol di Dionigi al 16esimo, un gran bel gol davvero per l'attaccante, particolarmente prolifico in questa stagione. Rivediamo il replay, davvero un bel gol. Ma il Messina è squadra molto molto molto, gioca davvero un gran bel calcio, e vedete come con... Qui c'era un'occasione da rigore poi, ma a questo punto insomma per il Messina, ma vediamo la conclusione di Zampagna, davvero molto bella, ed è il gol dell'1-1 tra Napoli e Messina. Qui è stato rispettato il cerimoniale, per cui l'invasione è avvenuta soltanto dopo che la squadra ha fatto il giro di campo, ha ringraziato gli spettatori che hanno dato davvero un tocco di classe a questo pareggio. Franco Colomba, un grande pubblico e una squadra che il Messina che ci ha saputo fare. Ma una squadra che ha raggiunto il suo traguardo una settimana prima, noi l'abbiamo raggiunto stasera e siamo contenti di questo. Un poco più faticosamente, tu sei ritornato praticamente a treno in corsa, anzi a treno fermo, perché oramai... Faticosamente, perché la partenza è stata decisamente brutta, sotto zero se vogliamo, sia a livello economico che a livello tecnico. Con tante partenze, con pochi arrivi e con gravi difficoltà anche ambientali. Poi dopo il mercato di gennaio c'è stato questo grande cambiamento con 6 giocatori, anche se molti in prestito, devo dire professionalmente impeccabili, che hanno dato un tocco in più a questa squadra, e siamo riusciti nell'intento, non senza difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda il TAR, se ne è parlato, vale un po' il giudizio che ha dato già Casarini, il direttore sportivo del Napoli. Perinetti si rifà a quello che hanno dichiarato sia Petrucci che Carraro, e cioè che la classifica è quella sul campo, la classifica della FIGC, tanto è da Messina. Sì, grazie, Salvatore, per l'ascolto. Volevo solo chiedere a Franco Colomba che farà nella sua vita fra qualche mese. Ah, ma lui già ha detto che resta a Napoli, è sicuro? No, io ho detto semplicemente che sono talmente contento di questo traguardo raggiunto che per qualche giorno non voglio pensare ad altro, ed è la verità. Mentre grazie. Invece Bolchi ha deciso che continuerà la sua strada qui a Messina. Grazie a Salvatore Biazzo.